Ah, Ok, allora buonasera a tutti, buonasera a buonasera a tutti. C'è tutti. stato un OBS, si è disconnesso per 2 secondi, ma poi siamo tornati in live. Prima volta che Siamo. capita, interessante. Ma perché, Gabriele? Forse perché oggi non abbiamo soltanto un ospite che in realtà già conosciamo per la locanda, ma c'è anche poi un altro ospite ancora, diciamo più famoso, ovviamente sia di me e di te, Gabriele, che anche di Giovanito, Giovanito. Giovanito, che salutiamo, che è Salutiamo che non è oggi con ancora. noi Ok. per Ciao aiutarci a ragazzi. intervistare un grande personaggio che lo vediamo bello pronto. E ne parlo io, Andrea, Sì, voglio sciogliere questo Giovanito onore. l'avete sentito, ma ovviamente apparirà visivamente quando ci sarà anche il quarto ospite. Presentalo tu, Gabriele, altrimenti dico io un po' qualcosa. Come vuoi? Vai tu. Allora, è nato in Belgio, ma ha sempre giocato in Italia ed è italiano doc. È stata una grandissima prima punta tra Serie A e Serie B. Su YouTube, anche se Solo io vedo Gabriele che si è bloccato? No, No. anch'io. Ok, presento. Vabbè, iniziamo benissimo. Allora, Davide Moscardelli, come ha detto Gabriele, nasce in Belgio, a Mons, o se non so se si pronuncia così, il 3 febbraio 1980. Intanto è tornato anche Gabriele. E quindi salutiamo Davide Moscardelli, eccolo qui con noi. E diamo un approccio più interessante. 219 reti in gare ufficiali in 732 partite. È un numero che fa impressione, comunque, soprattutto per noi che è il primo attaccante che ospitiamo, giusto, Gabriele? Sì. Sono numeri che noi, gol che noi non facciamo nemmeno al campetto in 20.000 partite, quindi. No, no, parla per te, io qualcuno già lo faccio. Come E quindi un stai, saluto Davide? Tutto a bene? Mosca. Ciao Ciao Davide. Ok, ci a tutti. Ci sono. siamo, ci siamo. In basso c'è anche Juanito. Un saluto a Ciao Juanito. ragazzi. E quindi, appunto, mi ha Ciao. chiesto Gabriele, come stai, Davide? Tutto bene, grazie a voi. Bene, Va benissimo, va bene. benissimo. Abbiamo il trio delle immagini di sfondo delle squadre di Mosca Gol. Pisa, Bologna, Chievo. Invece Belle, belle, Ivanito, grazie. Ivanito tu come stai? Anche a te ovviamente che sei in ospite comunque. Sto molto bene, sono contento di poter dare un contributo a questa intervista con Mosca, che ha giocato anche nella mia squadra al Bologna, quindi sono molto contento. Bene. Come stavamo dicendo anche prima, Davide, a noi ci fa veramente molto impressione vederti qua con noi, visto che ti abbiamo in senso buono, visto che ti abbiamo sempre visto in campo a fare gol sui social, quindi è davvero molto bello e ti ringraziamo fin da subito per aver accettato di essere il nostro ospite quest'oggi. No, vi ringrazio io a voi perché, sai, a me queste cose mi piacciono quando si parla sempre di calcio. Voi ragazzi che fate queste cose è sempre bello seguire anche pareri non giornalistici, diciamo, Ottimo, quindi sicuramente più divertente. ottimo. Lo speriamo. Cercheremo infatti di renderla come di solito nelle nostre interviste, tra virgolette, più una chiacchierata. Qualche Una domanda chiacchierata. ovviamente la Va facciamo, bene. giustamente bisogna avere un punto di partenza. L'argomento principale ovviamente sarà il calcio, però anche per chi ci sta seguendo, già ci saluta ad esempio Luca Cimatti, Andrea Carnevale che scrive grandissimo. Possiamo anche magari fare qualcosa, qualche domanda magari dopo anche su un gusto personale, ad esempio che musica ascolti, ecco. Va bene, sono libero alla vostra chiacchierata. Ok. Benissimo. Andrea, apri le danze. Allora, innanzitutto partiamo col dire che da quanto so, Moscardelli, Davide, ha iniziato subito con la palla a tre piedi, già da giovane età.
Ma chi ti ha indirizzato verso il pallone? Ci sei arrivato tu perché magari ti piaceva subito la palla da piccolo o qualcuno ti ha detto guarda il calcio come fanno i genitori, ad esempio? Ma no, sì, io ho un fratello più grande di 3 anni e anche lui giocava a calcio, un papà che ha giocato a calcio, che era portiere, quindi diciamo un po' indirizzato a quello. Poi vedendo mio fratello andare a scuola calcio, io l'accompagnavo, mi prendevo un pallone da parte da solo. E poi piano piano crescendo ho iniziato ad andare con lui e la cosa è cominciata così a 5 anni ed è finita quest'anno. Non del tutto perché ancora le scarpette me le metto, quando capita una partitella la faccio. Oggi ho allenato un po' i portieri, quindi mi diverto ancora un po'. Beh, a proposito dei portieri, immagino che qualche saetta gliela stai ancora tirando, quindi allenamento. Sì, infatti l'ho allenati poco perché alla fine ancora la butto dentro, quindi si sono allenati poco. Hanno finito un po' arrabbiati, diciamo. Va Che tra bene. l'altro tu hai aiutato il Pisa a andare dalla C alla B. Eh sì, abbiamo fatto un bel campionato quell'anno, avevamo sicuramente un'ottima squadra, ma diciamo che fino al girone d'andata non stava andando benissimo per le aspettative, poi invece abbiamo iniziato a fare una serie di risultati uno dietro l'altro e da dicembre, metà dicembre poi non abbiamo più perso, quindi abbiamo fatto una grande cavalcata che ci ha portato ai playoff e siamo arrivati carichissimi ai playoff che potevamo incontrare chiunque, eravamo veramente sull'onda dell'entusiasmo, quindi è finita in trionfo, è stata la coronazione di un sogno, la soglia dei 40 anni, vincere il primo campionato, perché alla fine quello, oltre a quello di eccellenza, è l'unico campionato che avevo vinto. Juanito. Beh, sono già alti livelli comunque i campionati di C e sono in pochissimi in percentuale ad arrivarci se pensiamo a tutti gli appassionati di calcio, ecco. Però ovviamente diciamo il grande pubblico ti ha iniziato a conoscere a Verona, no? Col Chievo. E dove hai esordito con gol, se non sbaglio, giusto? In Serie A. Sì, esatto. Sì, è la prima partita subito esordio con gol, quindi Contro il partita Catania. perfetta. Che emozioni hai provato, soprattutto per esserci arrivato, diciamo non in giovanissima età, però comunque. Puoi anche dire tardi, non mi offendo perché sono tardi. Sì, beh, a sì. 30 anni, ma io ho sempre detto che meglio tardi che mai, sai, Certo. quel detto che si dice così, ma per me valeva veramente perché dopo tanta gavetta vera, perché fare 6 anni da promozione eccellenza, poi vabbè, uno di C, poi ho fatto 7 anni di Serie B, ormai era quasi insperata, diciamo. E invece poi è arrivata e poi appunto fare Meritatamente, l'esordio con il secondo me. gol. Sì, magari potevo arrivarci un po' prima, si vede che quello era il periodo giusto e per fortuna è arrivata. Sì. Beh, sì, inoltre comunque hai dimostrato anche in Serie A non soltanto qualità da bomber sottoporta, quindi di gol, ma hai una tecnica impressionante. E ad esempio girano sul web il video che hai fatto impazzire un po' i tifosi nella pre-partita allo Juventus Stadium con i tuoi tocchi un po' di elastici. Ma tu queste caratteristiche le hai sempre avute o le hai volute sviluppare col tempo? Ma diciamo che mi è sempre piaciuto essere un giocatore che trovava una giocata difficile, quindi magari sapevi di poterci riuscire, con l'inconscio la provavi e ci riuscivi, quindi sì, quelle sono cose che magari da piccolo, da quando giocavi per strada, ci provavi e poi te le sei portate dietro, poi allenandoti naturalmente e giocando anche con grandi giocatori, salire di livello sia personale ma anche con i compagni vicino che ti permettono di giocare meglio, alcune giocate ti riescono sicuramente meglio.
Però sì, mi è sempre piaciuta la giocata particolare, diciamo, d'effetto, che poi è quella che vuole vedere, no? Uno spettatore che paga il biglietto anche per quello, cosa che facevo fino a 22 anni, perché appunto io ero stato prima tifoso che calciatore, perché a 22 anni giocando in eccellenza la mattina, al pomeriggio ero quando potevo allo stadio a seguire le partite. In curva sud? Sì, quando capitava in Curva Sud o anche in Tribuna Tevere, un po' più in calma. In curva nord però mai quello. No, Curva Nord Si non mi è mai vede capitato. male da lì. No, oddio, forse è capitato anche in Curva Nord qualche volta, tanto là, quando gioca la Roma, è tutto lo stadio è romanista, quindi sicuramente preferivo la Sud. Però è capitato, l'importante era vedere bene la partita. Sì. Ma sai che un aneddoto, io tanti anni fa, quando sono stato a Roma a visitarla, ero fissato che volevo andare all'Olimpico. Però, come ben sai, l'Olimpico non è aperto al pubblico. Però proprio quel giorno c'era una manifestazione dei testimoni di Geova a livello nazionale e c'erano 80.000 testimoni di Geova. Erano tutti vestiti in giacca e cravatta. Io con mio padre era d'estate in pantaloncini, in Bermuda. Siamo entrati e babbo che mi diceva: dai, andiamo che andiamo in Curva Sud e cantiamo Ale Roma, Ale. Per voi. Siamo andati effettivamente in E Curva l'avete Sud. fatto davvero? No, ci stavano guardando tutti male, quindi ho detto: non andiamo via. Ma Beh. sì, avete fatto bene. Davide, ti volevo fare una domanda a proposito appunto della Roma, no? Tu sei notoriamente un tifoso giallorosso e mi ha sempre incuriosito, mi hanno sempre incuriosito le figure di De Rossi e di Totti. Un romanista, un romano e romanista, perché anche se sei nato in Belgio, di fatto sei romano. Ah sì, assolutamente. Un romanista, come spiega la differenza fra la figura di De Rossi e quella di Totti? Perché non sono esattamente la stessa, non rappresentano esattamente le stesse cose, secondo me, almeno dall'esterno. No, quasi quasi l'opposto erano, però che insieme creavano quella cosa unica che c'era solo lì, uno che parlava più con i piedi. Facendo le giocate, l'altro più a parole con il temperamento e la voglia, l'attaccamento alla maglia, quindi insieme era una bomba atomica. Bellissimo. Allora, ci sono già qualche domanda interessante. Partiamo da una un Però po' certe non pungente. cominciate, certe dobbiamo fare noi, Sì, eh. sì, sì. Una, ad esempio, ovviamente già chiedeva la squadra del cuore, ovviamente la Roma. Però L'unico che ancora non lo sapeva. una cosa interessante, sempre che chiede. Vabbè, tifosa del Cagliari, purtroppo questa stagione fa fatica, mi auguro che anche per un pelo rimanga in Serie A. Cosa ne pensi degli arbitraggi? Credo intenda con le nuove disposizioni, nuove regole della Serie A, tramite anche il VAR, se sei magari a favore, cosa ne pensi in generale? Aspetta, piccola parentesi, in B c'è il VAR, ancora no. Non dovrebbe No, esserci. solo stavano sperimentando su qualche partita ogni tanto e basta. Però secondo me potrebbe essere importante. Io sono favorevole, anche perché da quando c'è il VAR la cosa sicura è che non c'è stato e non ci sarà mai un gol in fuorigioco, dato o non dato. Quindi già levare quell'errore, secondo me, è tanta roba. Poi sì, è un centimetro, un millimetro, però. Sei sicuro al 100%, quindi anche sui rigori, se c'è il contatto, non c'è il contatto, si riesce a vedere. Poi alcune volte giustamente anche l'arbitro deve decidere, se no altrimenti li sostituiamo completamente, quindi stanno lavorando molto. Noi abbiamo fatto poco tempo fa appunto un ritrovo, gli arbitri stanno girando le squadre per cercare di far capire questa cosa stanno cercando di modificare un po' tutto il metodo anche di arbitraggio, vedendo anche come fanno all'estero e tutto. Stanno lavorando molto per migliorare il calcio. Secondo me già si sta vedendo. Ottimo.
Ci piace come risposta. No, perché alla fine è vero, ci sono sicuramente, tanto ci sarà sempre a discutere, soprattutto in Italia, però sulle cose evidenti che non sono inappellabili, c'è poco da discutere, se è fuori gioco è fuori gioco, se no no, Già. più preciso di così non Sì, c'è. soprattutto chi quantomeno gioca a calcio, anche semplicemente agonisticamente, la pensa così, perché magari chi può dire, vabbè, se un fuorigioco non si vede, credo che lo dica soltanto chi non conosce la regola a quel punto. Certo. Gabriele, se vuoi leggere anche qualche altra domanda o fare tu un argomento, non so. Sì, allora, per esempio, prima stavamo parlando delle tue grandi giocate. Tu comunque in carriera non hai segnato solo tanti gol, ma tantissimi bellissimi gol da fuori area, in rovesciata, di tutto e di più. Facevi, come hai detto prima, tantissime grandi giocate, roba che se faceva un Ronaldo oggi, Ronaldo qui, lì, invece l'ha fatto Mosca gol, purtroppo. No, è che non l'ho fatto in Serie A, cioè in Serie A di meno, l'anno i gol più belli appunto l'ho fatti o in Serie B o l'anno di Arezzo dove ne ho fatti 5-6 di seguito, che in C magari è meno seguita, però sicuramente sono Però gol vanno che fatti. ricorderò sempre, non è mai facile, io ho fatto tutte le categorie, non è facile fare gol dalla promozione alla Serie A perché alla fine è sempre difficile. Infatti a questo proposito ci chiedono qual è stato, qual è il gol o quali sono i tuoi gol che ricordi con più emozione e quelli che ti ricordi anche che hai fatto più belli comunque. Ma vabbè, quello più emozionante è sicuramente quello che abbiamo detto prima del primo gol in Serie A, perché all'esordio a 30 anni, come abbiamo detto, arrivandoci così tardi, è sicuramente il sogno di chiunque fa il calciatore, fa l'attaccante, quello di far gol in Serie A. Quindi sicuramente quello è quello più con cui sono più legato. Poi, ho detto, ce ne possono essere tanti, anche l'esordio in B avevo fatto lo stesso gol, quindi quello dell'esordio è sempre stato a mio favore. E quindi quelli legati, quello in finale appunto con il Pisa contro la Triestina, che era la finale d'andata che stavamo perdendo, sono riuscito a fare l'1-1, partita fondamentale. Appunto, ho raccontato quelli ad Arezzo. In quanto a bellezza, sono stati forse, è stato forse l'anno dove ne ho fatti di più. Sia di quantità, ma tutti molto, molto belli, quindi a quello sono molto, molto legati perché erano veramente belli. Quello che cerchi e provi a fare appunto al campetto, a calcetto o alla PlayStation, invece ti riescono in un campionato è sicuramente tanta roba, insomma. Sì. C'è chi ci riesce, chi no. Infatti, noi tre siamo qui. Non arriveremo nemmeno Neanche la in PlayStation io ci riesco. promozione. Eppure, però, magari ci esaltiamo lo stesso se li facciamo in un campetto. Magari soltanto giocando un campetto. Ma è giusto così, deve essere così. E tra l'altro, per fortuna, su PES 2021 c'è ancora il Mosca, quindi mi raccomando, potete utilizzarlo. Forse mi riesce più facile in campo che la PlayStation a me, perché non sono un granché. Dubbi, dubbi. Beh, rimanendo su questo fatto dei gol spettacolari, dei giocatori, eccetera, poi do la parola a Juanito. Chi è il difensore più rognoso che ti ha dato dei problemi? Guarda, sai, non sono mai riuscito a. Me l'hanno fatta tantissime volte questa domanda e non sono mai riuscito a rispondere. E subito dopo adesso lo vado a cercare. Mi ho dato di pensare, è difficile dirtelo perché ho giocato con tantissimi difensori, grandi difensori. Però magari ci ho giocato solo una volta o due, e in quella partita magari non erano al top, la partita storta, ma non posso non dirli perché c'erano Da Lucio e Córdoba dell'Inter, Thiago Silva e il mio, cioè. Ma anche in Serie B tantissimi, posso dire quello che ho incontrato anche in Serie B quando era più giovane, che era un terzino sinistro, poi l'ho rincontrato che era già centrale, poi alla Juve, che è Chiellini, e come difensore è bello fastidioso, diciamo così.
Antipatico. Antipatico. Fa il suo gioco. No, simpatico in campo non è. È una bellissima persona fuori, ma in campo è il suo pregio che l'ha portata a grandi successi. È quel tipo di giocatore. Speriamo che ci porti al successo anche quest'estate, dai. Speriamo, speriamo. Ah, io, Mosca, ti volevo chiedere una cosa, no? Tu hai girato tantissimo l'Italia, soprattutto l'Emilia-Romagna e la Toscana, nella provincia, che è, secondo me, una parte fondamentale del calcio italiano, a cui si dà poca luce, probabilmente. E ti volevo chiedere, visto che hai giocato per esempio in Emilia, tra Cesena, Piacenza, Bologna, e in Toscana gli ultimi anni ad Arezzo e Pisa, qual è la rivalità tra queste piccole città, diciamo, più forte che hai sentito? Bella domanda. Col Pisa un po' dappertutto, dove andavi in C, perché parecchi erano della Toscana, quindi se andavi a Lucca, a Pistoia, a Livorno, vabbè, che ti lo dico a fare, quelle sicuramente. Sì, si sente l'attaccamento che hanno queste città alla propria squadra. È una cosa, finché rimane così e non lo sfottò, è una cosa bella quando prepari quel tipo di partite e ti danno quella carica in più. Quindi sicuramente col Pisa ogni volta che andavi fuori casa era dura, perché diciamo ti aspettavano un po' dappertutto, quindi più quelle volte, perché appunto ho detto, essendo tante della Toscana, lo chiamano sempre ogni domenica, c'è il derby, erano tutti derby. Anche con l'Olbia hai giocato? Contro? Come? Anche contro l'Olbia avete giocato quando eri al Pisa? Sì. E gli hai segnato pure? Sì. Mi sembra di ricordare. No, quell'anno... No, l'andata noi, forse in casa, però l'andata avevamo 1-0, aveva segnato un difensore, forse al ritorno. Mm-hmm. Con l'Agragas io avevo segnato, che gioca sempre lì, no? In Sardegna. Ah. Avevo fatto doppietta due anni fa. In Sardegna ci sei mai rimasto, mai per vacanza? Sì, ci dovrei tornare quest'estate, se si può andare. Diciamo, sì, qual è la andare alla Maddalena? Qual è la parte? No, adesso vado alla Maddalena, io c'ero stato, ma forse 20 anni fa, a vedere Porto Cervo, quelle zone lì classiche che andavano prima. Adesso vediamo, porto la famiglia, andiamo a vedere la Maddalena, c'è il mio ex compagno che c'ha una casina lì, già l'ho chiamato, gli ho fermata se si può andare, volentieri. Speriamo bene, è stato un 2020 un po' burrascoso. Tu come l'hai vissuto? Anche allenandoti? No, sì, soprattutto il primo lockdown, perché noi ancora giocavamo, si era fermato tutto, doveva essere il mio ultimo anno, quindi finire così non volevo, però finire è stato per me un po' particolare, perché poi appunto riprendere dopo 2 mesi che sei stato fermo a 39 anni non era semplice, però ho cercato sempre di allenarmi a casa facendo sacrifici. Il primo allenamento dopo la ripresa, con uno scontro in allenamento, mi sono rotto la spalla e quindi sono stato fuori altre 3-4 partite, ormai ne mancavano così poche che non ho più ripreso il ritmo partita, quindi ho concluso un po' così, non giocando più tanto, e quello un po' mi è dispiaciuto, però diciamo che in quel periodo i problemi erano altri, ci sono passati un po' sopra. Andrea, vado io? Sì, vai tu. Io posso fare quella domanda? Sì, la faccio io, giusto così, tra le giganti di Salore. Ma quando è iniziato il mito della barba? Cosa ti è venuto in mente quando hai... Ma è iniziato quando ero a Chievo, il secondo anno,
che mi era iniziato a crescere un po' così, perché faceva freddo, non mi andava più di tagliarla, e si avvicinava al mercato appunto di gennaio, e io c'era la possibilità appunto di andare a Bologna dove mi voleva Pioli, quindi però non si riusciva a finalizzare questo scambio. Ho detto vabbè, ho fatto il fioretto, mi tengo la barba e se ci riesco ad andare la taglio. Solo che questo è durato 2 mesi, perché il mercato, sono andato l'ultimo giorno del mercato, quindi la barba ormai era cresciutissima. E però poi ho firmato per il Bologna, mi ricordo, io sono salito appunto il 1 febbraio, e il 3 giocavamo, e il 2 quindi me la sono tagliata per l'ultima volta, e poi il 3 c'è stata la partita che era a Pescara dove ho fatto l'esordio, avevamo anche vinto, era entrato dopo io perché ero appena arrivato, quindi mi hanno visto senza barba, quindi a parte mi hanno fatto tutti i complimenti e mi hanno dato il benvenuto a Bologna, però poi mi chiedevano di questa barba, però era appunto un fioretto, il direttore aveva sentito questa cosa e mi ha detto i fioretti si pagano, se no portano male, e quindi l'ho dovuta tagliare per forza, e quindi da lì ho detto no, era solo un fioretto, adesso la faccio ricrescere, e da lì è partito tutto. Beh, quanto ci vuole, le cose che nascono così senza motivazione. Stai dicendo? Andrea, cosa stai dicendo? No, beh, anche nei commenti appunto quanto ci vuole e quanto è difficile però sempre mantenerla e anche conviverci, soprattutto nella prima parte, perché ora magari ci sarei pure abituato, però inizialmente sì, adesso ormai sì, ma io i primi 2-3 anni l'ho tenuta non così lunga, abbastanza, come c'è la foto lì del Bologna, quindi sì, era abbastanza gestibile da sola, e poi da dopo Lecce e Arezzo ho iniziato a farla crescere molto di più, e lì sono iniziati i problemi, però ci devi perdere un po' di tempo, ho comprato i prodotti apposta, ci sono ormai tantissimi prodotti, perché la barba poi ha iniziato ad andare dappertutto, quindi c'è il sapone apposta, c'è il balsamo, c'è l'olio, c'ho il mio phon con la spazzolina. La gestisci completamente tu? Sì, ogni tanto devo andarci dal barbiere per farmi aggiustare quel bene, però adesso diciamo me la conosco meglio io, quindi so dove andare a parare, perché sennò la tagliano sempre un po' troppo. E le prime volte, sbagliavo io, cioè tagliavo, pensavo di averla tagliata pochissimo, poi il giorno dopo andavo allo specchio e dicevo ma che è successo? E quindi ho cercato sempre di limare quello, però poi prendendoci l'abitudine è anche un passatempo, un antistress, qualcosa del genere, mi rilassa. Tra l'altro ho visto pure una pubblicità dove tentavi di tagliarti la barba con un coltello. sì. Juanito. Mosca, io ti volevo fare una domanda che è un po' una nota dolente anche per me, tifoso del Bologna, che è nella tua seconda stagione, no, al Bologna, 2013-14, il Bologna è retrocesso, e ti volevo chiedere, secondo te, cosa non è andato quella stagione? Soprattutto perché i due allenatori che si sono seduti sulla panchina quell'anno erano Pioli e Ballardini, che adesso stanno facendo entrambi molto bene. E quindi pensarci a distanza di 7 anni fa abbastanza strano. Dici, com'è possibile? Se l'avessimo saputo non sarebbe successo. Bella domanda. Sì, è quelle stagioni che nascono male e finiscono peggio, ti gira tutto male, poi alla fine quando sei lì e non riesci più a uscire da quella zona di classifica, sicuramente non meritavamo, la squadra era buona, Pioli era l'allenatore che l'anno prima avevamo fatto il record di punti in Serie A con 51, quindi esatto. È nella stagione un po' particolare, poi a gennaio avevi perso Diamanti e Girardino, 2 pezzi importanti, avevi preso altri giocatori che magari non hanno fatto come si aspettava, anche io lo stesso, perché poteva essere l'anno della consacrazione, però ero veramente carico perché ero con il numero 10, ero iniziato a uscire su tutti i social, quindi ero carico, pensavo di far bene, alla prima titolare avevo fatto subito gol, quindi poteva essere veramente, i presupposti c'erano tutti, ma poi alla fine purtroppo non è andata, quello è, l'ho sempre detto, è forse l'unico rammarico della mia carriera, è stata quella stagione lì,
Beh, poi ti sei rifatto, dai. Sì, però ogni tanto ci ripenso perché una maglia così importante, così storica, con il 10 sulle spalle avrei sicuramente voluto far meglio e quello purtroppo mi dispiacerà sempre. Come per un calciatore affrontare una retrocessione? Perché da tifoso in una maniera, invece da calciatore com'è? È peggio, sai, quello che dicevo prima, che adesso no, che sono ancora tifoso, ma ho cambiato il metodo di essere tifoso, giustamente, perché essendo giocatore vedo le cose in maniera differente, cioè anche solo quando leggi sui social i commenti sotto, se la partita della tua squadra va male, iniziano a A insultare insultare. tutti, cioè. Io adesso non lo farei mai perché finché portano la maglia della tua squadra devi esserti sempre, sempre vicino, perché sicuramente uno non lo fanno apposta, due non stanno lì a perdere tempo, anzi ci mettono soprattutto loro se non fanno bene le cose, come un lavoro normale, quindi questo purtroppo non si capisce, ma lo comprendo. E la giocatore la vivi male la decisione perché appunto rappresenti in quel momento tantissime persone che credono in te e quando sai che le stai deludendo e sai quanto è importante per loro questa cosa è difficile da digerire. Loro giustamente anche di più perché loro magari danno tutto durante l'anno perché non si fanno mancare l'appoggio come è stato appunto a Bologna, perché tutte le partite dall'inizio alla fine il sostegno c'era, poi quando iniziamo ad arrivare ai risultati, magari dopo è giusto che ci siano anche qualche fischio, qualche mugugno, ma sicuramente non durante la partita. E quella è sicuramente una cosa positiva che un bel po' di anni fa non c'era. Quindi va bene così. Poi ho detto, qualcuna deve, una vince, qualcuna deve retrocedere, qualcuna. Però purtroppo è così. Ma abbiamo nominato Pioli prima, abbiamo detto che qualcuno deve vincere. Chi vincerà secondo te la Serie A? Sbilanciamo, sbilancia, io me sbilancio, mi dice Caressa. Per Beh, me lo vince l'Inter. adesso sembrerebbe quella favorita, sia per l'organico che ha, per il tipo di allenatore, per i giocatori, per i ricambi che ha e il fatto che non ha che ha da concentrarsi solo sul campionato. E quindi ti dico sì, anch'io l'Inter. Certo, non dimentichiamo mai la Juve perché può sempre arrivare, però adesso lo può solo perdere l'Inter, diciamo così. No, il Milan sta facendo bene, adesso vediamo come si riprende. Adesso c'è anche il derby, quella potrebbe essere una partita Vero. non decisiva, ma in fatto di punti, ma sicuramente moralmente potrebbe essere determinante. Zlatan Romelu scontro 2. Infatti, Vendetta. 2.0, sì. Sarà una bella sfida nella sfida, sicuramente. A parte comunque le retrocessioni, che sono la cosa un po' triste del calcio, hai avuto anche promozioni e ti hanno dato anche la fascia sia a Piacenza che a Pisa. Beh, quello è un motto d'orgoglio. Quando hai la fascia Sì. al braccio, cioè, come ti È una senti? responsabilità in più, sicuramente. Non è solo di bellezza o per tenerti la maglietta tirata su, quello sicuramente no. No, è capitato poi sì a Piacenza la prima volta, dove parlando durante l'anno con un nuovo allenatore abbiamo parlato è uscita questa cosa, mentre poi appunto a Lecce è capitato ogni tanto quando mancava il capitano, il vice capitano, e poi ad Arezzo appena arrivato mi hanno dato la fascia. Quindi c'erano anche lì giocatori che già da tempo c'erano, quindi io ho chiesto se era giusto così, se erano sicuri, erano tutti D'accordo. convinti che era quella la scelta giusta, quindi è stato per me appunto motivo d'orgoglio in più per dare qualcosa in più, che poi infatti c'è stato. La stessa cosa è successa qui a Pisa, perché appena sono arrivato mi hanno dato la fascia e ho capito qual era
l'importanza mia del personale, non solo del giocatore, ma anche appunto dell'impatto e della personalità che potevo dare. Quindi su questo lato sei simile a De Rossi, sei un leader del tuo spogliatoio. Sì, io ho detto più che con le parole, cercavo più con i fatti e gli atteggiamenti durante gli allenamenti e in partita, per portarti dietro più giovani, perché a parole, sai, puoi dirle, se le porta via il vento, però quando vedono alcuni atteggiamenti, quelli sono, si vedono, non li vuoi nascondere. Quindi cercavo di farlo un po' più con quello. Manitto. Ti volevo chiedere una domanda forse un po' personale. Come è nato il rapporto tra te e Valiani? Dico Valiani non a caso perché è stato anche giocatore del Bologna e ha fatto gol all'esordio a San Siro, mi ricordo, tra l'altro. Non lo ricordo anch'io. So che siete molto amici. Sì. Beh, è stato anche mio testimone di nozze, perché appunto lui è stato lui con la sua allora ragazza, adesso moglie, hanno vissuto la nostra relazione, che era all'inizio, quella di mia moglie. E, no, è nata perché quando sono andato a Rimini, ci siamo trovati subito, perché ragazzo come me, pronto sempre allo scherzo, molto simpatico, molto aperto, alle stesse passioni mie, dalle macchine alle moto, queste cose qui, quindi ci siamo trovati subito e siamo stati appunto praticamente sempre insieme in quegli anni. E poi ci siamo sempre tenuti in contatto, anche magari vedendoci meno, sentendoci meno, ma quando succede è come se fosse successo il giorno prima, quindi è sempre bello rivederci e risentirci. Ok, rimanendo a Bologna, però Moscardelli non ha fatto solo l'attaccante, ha fatto anche il portiere. Sì, ho realizzato il mio sogno, mi è sempre piaciuto stare in porta. Per fortuna per poco tempo non ho preso neanche un tiro, anche se no, mi è sempre affascinato il ruolo del portiere, e quando capita in allenamento, per scherzo, per gioco, mi ci mettevo spesso e volentieri. Però lì era causa di forza maggiore, perché dovevamo recuperare la partita, quindi eravamo tanti attaccanti dentro, poi eravamo riusciti a pareggiare e è successo questo infortunio con cambi finiti, essendo tanti attaccanti mi è venuto proprio istintivo andarci io, perché poi c'era Girardino o Diamanti, Diamanti con un calcio di punizione, Girardino in aria, qualcosa ti può sempre tirare fuori, quindi rimanete lì voi, ci vado io dietro. Beh, al massimo gli tiravi una sventola dall'altra porta, che il piede ce l'ha. E ci ho provato, perché il rinvio quello, l'ho provato a fare il più lungo possibile per far finire la partita il prima possibile. Ma Davide, quanto sono importanti per te i social? Comunque tu sei diventato un calciatore stramatto. Ti sei fatto conoscere sui social oltre che sul campo, quanto sono per te? Ma guarda, è nato tutto un po' per gioco, perché alla fine sono stato io al gioco delle varie cose che sono uscite sui social, quindi non ho fatto granché io, sono stato al gioco appunto e ho continuato a seguirli e rimanere il ragazzo che sono, quello che è piaciuto a tutti, penso. Però insomma, diciamo che quando giochi, quando c'è una partita che va storta, sicuramente non è la prima cosa che pensi, andare a postare una storia, a fare una foto, quello l'ho quasi sempre evitato. Però poi magari su una bella vittoria, una cosa importante, rendere partecipe un po' chi ti segue, anche carino, giusto farlo. Poi è bello perché comunque quando tu in Italia dici giocatore con la barba, subito capiscono. L'altro giorno sono uscito a correre, ho incrociato due miei amici e mi hanno chiesto come stesse andando il nostro programma su YouTube, e gli ho detto a breve intervisteremo un grande giocatore, chi? Vi do un indizio, un giocatore con la barba, e loro mi hanno guardato e sono partiti: Moscardelli! E ho detto sì, Moscardelli. Sì, diciamo pure, infatti, gli ultimi anni che sono andato bene nel calcio, perché ormai si parlava di me un po' solo della barba, no? Appunto, poi quello che mi è stato
detto proprio quell'anno di Bologna, che pensavo più non pensavo più a fare il giocatore, o pensavo solo all'immagine, alla barba, cose anche dette da alcuni direttori sportivi, che magari io ero scadenza, cercavo squadra, ho sentito dire anche che delle cose, quindi mi sono ripreso una bella rivincita, perché anche se andando in Cipro, tra Lecce e Arezzo, in 3 anni ho fatto 50 gol, quindi diciamo che... Su YouTube ci sono, andate a vederli tutti, che non è la barba che fa a Davide un campione, guardate quel che ha fatto Davide e vi ricredete. Esatto, poi tu... Stai dicendo qualcosa, Giovanito? No, dico, davo ragione a Gabriele, perché ne ha fatti anche di bellissimi, come dicevamo prima. E tu, Mosca, comunque, i video li hai rivisti? Ad esempio c'è una reaction di due spagnoli che hanno raggiunto 2,5 milioni di visualizzazioni, quindi all'estero hai pure raggiunto un certo spessore. Sì, è perché è uscito quel video God Ballon d'Oro, lì come si chiama, che ha fatto 5 milioni di visualizzazioni in un mese, e da lì i vari YouTuber facevano il video di conseguenza, come quella prima volta che lo vedevano, la varia reazione che hanno avuto. E non si spiegavano come mai questo giocatore non lo conosceva nessuno, perché per quello che faceva. È stata una cosa simpatica. Io poi mi sono messo in tappa anche con chi aveva fatto uscire quel video, che poi lui è rimasto un po' così, ma si vede che YouTube, qualche algoritmo strano, l'ha fatto uscire un po' dappertutto. E ben per me è stato visto da 6 milioni e passa di persone. E io ce l'ho salvato sul telefono, in momenti di tristezza mi veniva da rivedere. Fai bene. E invece, sempre rimanendo su YouTube, la sfida con Dexter, com'è stata indossare un abito da sumo? Non comodissimo. No, lì poi ho capito che quando i ragazzini che ci guardavano fare il video sono andati da lui a chiedere la foto e non a me, ho detto ho sbagliato qualcosa, perché era più conosciuto lui tra i più piccoli che io. No, è stata divertente. Io non lo conoscevo benissimo, poi ho iniziato a seguire cose simpatiche. È stata una giornata piacevole. Guarito. Allora, ti volevo chiedere, chi era da piccolo, l'idolo di Davide Moscardelli? Se ne hai avuto, perché magari non ne hai Sì, avuti. no, sto cercando di farteli dall'inizio, ma a memoria quello che mi ricordo, ti posso dire Batistuta, Ronaldo il fenomeno, Ronaldinho, Rivaldo perché era mancino, però se te ne devo dire uno, Batistuta, il Batistuta Battistuta per il cuore. della Fiorentina, il primo Batistuta. Poi vabbè, alla Roma ha fatto quello che ha fatto, ma il vero Batistuta si era visto gli anni a Firenze, che un giocatore pazzesco, gol in tutte le maniere, poi un po' come capello lungo, grande, grosso fisicamente, quindi mi medesimavo un po' lui. Poi vabbè, Totti, quello, senza neanche dirlo. Totti, idolo anche da grandi, non solo da piccoli. Sì, anche adesso che ha smesso. Sì. E che rapporto hai con Francesco Tutti? Ma normale, l'ho visto un paio di volte a Roma, l'ho visto un'estate a Ibiza dove ci siamo trovati lì e ci ho parlato per una mezz'oretta, un rapporto normale, tranquillo, io sempre un po' impacciato, sempre un po' intimidito, però alla fine, come dicevate voi prima a me, ma alla fine persona normale come tutti gli altri, però naturalmente un po' di suggestione della mente, perché l'hai sempre visto come appunto un eroe, un idolo. Davide, tu vorresti allenare? Ma guarda, ancora no, però un po' di tempo fa ti avrei risposto secco no, adesso non lo so, ancora no, però vediamo. Tanto adesso magari andare a prendere il patentino, studiare un po' e tenerlo lì, che può essere utile, e poi vediamo. Mai dire mai, perché appunto
non lo so, a volte mi piace, a volte no, so che è molto pesante per l'allenatore. E ora comunque nello staff... Sì, già un po' capisci, però l'allenatore non stacca mai, sai, il giocatore sì, o non gioca, o ha giocato bene, anche se pareggiato e tutto, sì, può finire lì, ma l'allenatore deve già ripensare al giorno dopo, all'allenamento, alla partita, agli incontri, studia avversario. È un bello stress, diciamo. Però poi ha sicuramente i suoi lati positivi, perché quando riesce a fare incontri un allenatore più di esperienza, più bravo, e riesce a fare una partita migliore della sua, sono sicuramente soddisfazioni come quando lo potevi prendere da giocatore, quindi sicuramente anche i suoi lati positivi, come tutto. A questo proposito volevo fare una domanda, se non ne avete voi prima. Vai. Secondo te, visto che all'inizio, o meglio all'inizio, alla fine della sua carriera da calciatore, Andrea Pirlo era dubbioso, se mi ricordo bene, sul fatto di proseguire poi come allenatore, come vedi, secondo te, un salto da 0 a 100, come ha fatto Pirlo, appunto, dal nulla praticamente alla Juventus? Cioè, perché in Italia è una cosa che ancora probabilmente non è sdoganata, mentre all'estero, per esempio, il Barça con Guardiola e dopo il Real con Zidane hanno fatto questo tipo di passo. Ah sì, sicuramente in Italia non era abituato a queste cose, forse non lo è ancora, non lo sarà per ancora molto tempo. È stata sicuramente una scelta coraggiosa da entrambe le parti, sia la Juve per metterci, sia Pirlo di rispondere presente. È anche vero che è difficile dire no alla Juve che ti chiede di allenare, è sicuramente, hai tutto da perdere o tutto da guadagnare, perché ho detto, sicuramente non era una scelta semplice, è stata coraggiosa, è stata una scelta coraggiosa appunto da tutte e due. E diciamo che sta facendo vedere buone cose, è stato criticato, ma si poteva immaginare, è stato criticato anche quando ha vinto lo stesso, ma lo vedo concentrato e dritto sui suoi obiettivi, e quello è importante. Tanto cioè, sarà sempre qualcuno che ha da ridire, ma se tu sei convinto delle tue idee e prosegui su quella strada e quelli che contano ti vengono dietro, cioè società e giocatori, possiamo parlare quanto vuoi, poi i risultati arrivano. Sì, quello è l'importante. Io sono pro Pirlo, lo dico subito. Beh, diciamo che era già allenatore in campo, poi tutti gli allenatori più forti naturalmente sono i centrocampisti, lui era il re di quel ruolo, quindi qualcosina, diciamo, ha imparato da grandissimi allenatori che ha avuto, ha tanta esperienza in campo, però gli allenatori forti da cui prendere spunto c'è stato, e quindi sicuramente può ancora far meglio e migliorare su quel punto di vista, sicuramente. Ma impreparato non lo è sicuro, vista l'esperienza. Comunque ha fatto il patentino dell'allenatore, una cosa che c'è da poco, mi pare, cioè da poco, da qualche anno. Ci scrivono Maria Antonietta Bonfiglioli, dice: bravo Mosca, sei molto bravo. Alex Rez invece ci scrive: Mosca Gol, qual è stata la squadra per la quale saresti voluto essere una bandiera? Forse diciamo escludiamo la Roma, non so. Immagino. Cioè, me la escludo da solo, perché non avrei potuto. Ma con tutte, perché io mi sono trovato bene, bene dappertutto dove sono stato, non traserei scegliere una, e quindi boh, difficile. Beh, difficile dirne una. Beh, dai. Beh, c'hanno tutte le motivazioni,
con la Triestina perché era l'esordio in B, col Chievo perché era la prima in A, Bologna perché era una piazza importante, come fai a non dirla, Pisa perché ci ho vinto il campionato, hanno creduto a me a 37-38 anni, ad Arezzo perché la capitano senza 15 punti, siamo arrivati, ci siamo salvati lo stesso, quindi ognuna ha una buona motivazione. Lecce, sono stato benissimo anche se non abbiamo raggiunto risultati di squadra, sono ancora i primi che mi scrivono sui social i commenti a farmi i complimenti, quindi ho un legame con tutte le società. Mm-hmm. Ma uno scoop di mercato, se voglio chiedere, sei mai stato cercato dal Cagliari? No, a memoria no, non mi pare, purtroppo. Male Cagliari. Dico... Ma sì. No, vai. Io stavo semplicemente avrei fatto una domanda un po' così, però tu vai se ce l'hai già preparata. Io mi ricordo del Cagliari in Serie B quando stavo con la Triestina, che c'era Suazo, Zola, Esposito e Zola dietro. Cioè, meno male che mi hanno chiamato, perché sennò mi accomodavo proprio tutte le partite. Un attacco del genere, bellissimo, che andavano come che spettacolo. Ma il Pisa quando lo vedremo in Serie A? È già da un po' che manca. È vero. Diciamo che il lavoro della società, che da quando l'hanno preso il Pisa, sta cercando di portare a quell'obiettivo, credo. E piano piano, è un lavoro duro che ci vuole del tempo. Poi, non so, l'anno scorso, dopo il primo anno del B, siamo arrivati a un filo dei playoff. Quest'anno sarà più dura, però si può dirlo. Quindi, diciamo, il lavoro sta andando da quella parte. Poi è sicuramente un salto difficile da fare, ma la voglia da parte di tutti sicuramente c'è. Continuità, ci vuole solo quello. Poi i risultati arrivano. Sì. Ricollegandomi a Pisa, no? Il Pisa è stata una delle prime squadre di Gattuso, mi sembra la seconda o la terza al massimo. Secondo te, ad oggi, sarebbe giusto esonerare Gattuso oppure no? No, la penso come te, però siccome le voci sono sì, che si sentono, sono spesso quelle. La Juve è quarta in classifica, una in classifica. No, io sono completamente d'accordo. Sicuramente può capitare un momento no, un momento di calo, anche alcuni infortuni importanti, ha giocato anche contro la Juve con alcuni giocatori che mancavano, ma alla fine la prestazione di orgoglio l'hanno fatto a casa, quindi sicuramente sta facendo bene, deve... non ci metto bocca, cioè certo. Hanno problemi loro, io mi dispiace per lui perché appunto va. Beh, certo. Torniamo su Moscardelli. Quando giochi, perché comunque hai detto che giochi ancora a volte, in realtà forse è meglio dire però quando giocavi, sì. Qual era il tuo ruolo preferito, punta, seconda punta o esterno? Perché hai svariato un po' in tutti e tre i ruoli. Sì, l'ho fatti un po' tutti, diciamo da un po' più giovane anche esterno andava bene, anche se dovevo fare un po' più di fascia, la facevo volentieri, ultimamente preferivo più stare vicino all'area, ma non sono mai stato... oppure l'ho dovuto fare per caratteristiche, la prima punta fissa lì ad aspettare la palla in aria, però anche quella da seconda punta, forse quella ruolo mi piace di più, cercare di venire anche un po' a legare il gioco e così avere anche un inserimento dopo in area di rigore, quindi potevo essere meno marcabile, quindi diciamo la seconda. Così almeno potevi anche svariare, fare qualche numero. La punta deve essere un po' più a contatto col difensore, infatti. Sì, sempre spesso spalle alla porta, dove sì, ti puoi inventare una giocata, ma non andare bene
poche volte, invece magari riuscendo a girare e partire palla al piede con la porta di fronte e il difensore con la linea indietro, cioè, sei sicuramente un po' avvantaggiato. Ma tu, Davide, prima delle partite ascolti musica? Sei di quelli prima delle partite con le cuffione? Ci ho provato per un periodo, ma no. Di pensare a quello che devi fare in campo, ma senza troppo concentramento prima, tanto serve poco. La partita la prepari di settimana durante gli allenamenti e poi in conseguenza, quando inizia la partita, in teoria dovresti sapere cosa fare. Però no, non sono ascolto io di musica. Non ce l'ho neanche una particolare, ascolto un po' di tutto, a seconda di chi sto. Con mia moglie posso ascoltare una cosa, da solo un'altra, con i ragazzi più giovani che giocavano l'anno scorso, uscivo quelli di 20 anni, io ce ne avevo 20 anni di più, quindi la musica veramente non è la stessa. Cadevo un po' tutto, poi diciamo che ho un po' più prudenza verso la musica rock, diciamo. Grande. Ma e i tuoi hobby fuori dal calcio quali sono? Beh, come ho detto prima, le macchine, i motori in generale, più che macchine. E i miei tempi, quando ero giovane, io ne ho patentato le prime macchine, andava molto il tuning, quindi le varie modifiche, alettoni, cucine sotto, impianti stereo, quindi tutte quelle modifiche che magari potevi fare anche da solo, in compagnia di un amico. Passare i pomeriggi perché non c'era nient'altro, tantissime cose da fare, quindi sì, le cose dell'auto mi è rimasta un po' dentro. Non c'era il Despiace Show, non c'erano questi programmi da seguire, appunto. C'era più tempo libero allora, un po'. Beh, invece sempre ci scrivono, se lo sai, quando è stato il tuo momento nella quale il tuo cartellino ha raggiunto il massimo valore? Bella domanda. Io non lo so. Forse a Piacenza, appunto. Io credo in realtà di averlo 25, visto 5, 26. Sì. Allora dimmelo tu, perché non lo so. Almeno a quanto dice Transfermarkt, non so quanto possa essere veritiero, però vediamo. Di solito sì, in teoria è a Lecce. Poi il valore rimane segreto, non lo dirò. Ma non credo, a Lecce già avevo 35, 36 anni. Quello il magari, picco, proprio il picco, così dicono. Poi in realtà alla fine il valore del cartellino mio o quanto guadagnavo io? Credo cartellino, proprio cartellino. Tanto sono bassi tutti e due, quindi però dai, Juanito, qualche domanda ancora? Sì. Se no abbiamo passato un'ora. Se no a Davide qua lo annoiamo e inizia a insultarci mentalmente. E tu, Davide, così poco. Ultima domanda. Se, visto che hai detto che ti piacciono i motori, no? Se Davide Moscardelli fosse una macchina, quale macchina potrebbe essere? La Delta Integrale. Come, scusa? Lancia Delta Integrale. Okay. Il vecchio Deltone. Ci sta. Motore turbo vecchia scuola, diciamo. Il vecchio turbo che fischiava. Dei miei tempi, appunto. Sicuramente bella. Una di quelle. O una più moderna, una trazione posteriore, un BMW. Però non per forza Ferrari, supercar, super costosissimo, anche comoda, bella BMW comoda con un bel motore, va benissimo. Ok. Divertente. Andrea?
Ma sinceramente le domande iniziano a scarseggiare sul fatto ovviamente della carriera per ora. Speriamo ovviamente che dallo staff, io un allenatore Moscardelli Davide in Serie A lo vedrei benissimo. Al massimo posso sempre andare a farti una domanda. Ho visto un video sempre su YouTube dove era parodico sul fatto che ti scambiavano per Zlatan Ibrahimovic. Ma questa cosa da com'è nata? Perché io l'ho visto, ma non ho capito Non lo dove è so, partito. non lo so, se ne sono inventate loro, quei ragazzi degli Actual, che era un periodo che facevano sempre dei video, anche loro tifosi della Roma, ne avevo fatto già una piccola parte su un video, appunto su un video sulla Roma, sul derby, e hanno voluto fare quel video Non è mai successo in su di realtà me. che ti scambiano per No, Ibrahimovic. non è mai successo. Per fortuna no, non è mai successo, però pensavano fosse una cosa simpatica, infatti non mi sono divertito a farlo, è stata una cosa simpatica. Ma tu hai amici della Lazio che quando la Lazio perde ci spiace? Sì, ho alcuni amici laziali, sì, con i vari gruppi dei vecchi amici, sì, esce sempre fuori quella cosa lì. Ultimamente, ieri soprattutto anche è uscita. Eh sì. Spiace, spiace per la Spiace per la Lazio. Lazio. A me penso lo faccia apposta, dai. Gli piace anche a lui. Vero? Sì, Anche anche secondo me è una cosa. ah, no, ma gli esce così naturale che non ci Sì. penso, che poi magari ha anche ragione, è anche vero, no? Beh, sì, ammesso e Quando si confronto i dice quello che si dice, passaggi. poi. Le cose sono vere. Si ripete magari, Simone si ripete magari sulle espressioni, però effettivamente ha detto: guardate i passaggi, guardate il possesso, e i numeri gli danno ragione. Poi, ovviamente, la palla è tonda e quello diventa. Cioè, il bel gioco non porta sempre al risultato, come si dice, Ah e no, quello quindi sicuramente no. è un altro conto. È un nostro obiettivo dello Spiazze Show, in realtà, ma averlo anche con noi a fare un'intervista con Simone sarebbe bellissimo. O all'esordio della trasmissione da farlo, o alla conclusione, all'ultima puntata, per chiudere in bellezza dovrebbe trovare Esatto. Finisce tutto quando c'è dovete Simone. chiudere l'ultima dell'anno, come andrete in vacanza e poi alla ripresa inventerete qualche altra cosa. È vero, c'è ancora Vedo, la, molto ve, la vedo tempo. dura però. La vedo Beh, dura però. sì, Sì, finché è sotto mi sa che contratto. resterà ancora là un po'. Va bene, dai, abbiamo passato un'ora e 10, contando la prediretta, un'ora e un quarto più o meno. Ringraziamo anche Gabriele, tu volevi ringraziare chi ci ha dato il Esatto, contatto, no? ringraziamo 051 per averci messo in contatto con Davide, grazie mille, perché comunque tre giovani così, che tutto a un tratto si ritrova a intervistare un grande calciatore come Davide, ci ha fatto veramente tantissimo piacere. Quindi grazie tante anche a te Davide per aver accettato subito la nostra proposta, è stato davvero bello da parte tua. Grazie a voi, mi sono divertito, sono stato benissimo. Quindi magari anche ci sentiremo più là. Vi faccio un bacio in bocca Certo, al lupo. ci piacerebbe tanto, creppi, creppi. Poi Va noi, tu bene. rimarrai sempre nei nostri cuori, tanto da lì. Beh sì, continueremo comunque a Grazie, seguire sempre Davide ormai dello staff tecnico, sperando che il Pisa abbia risultati anche in questa stagione, nelle prossime e così via. Ringraziamo anche Juanito che è stato con noi per la prima volta al The Spiazze Show e non nel programma del mercoledì La Locanda. grazie a voi, grazie a Davide, è stato veramente un piacere. Anche per me. E quindi ci vediamo venerdì con un ospite che sarà sorpresa per il momento. Sì. Vediamo se riusciamo a convincere qualche altro calciatore, ma speriamo di sì. Va bene, Vediamo, quindi dai, grazie. siamo fiduciosi, dai. Sì, dai. Va bene, Grazie se mille a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha scritto.
E quindi io direi di far concludere con una frase d'effetto da Davide. Esatto. Ah, vabbè, quello giusto hai scelto, Eh beh, certo. Credete sempre nei vostri? No, cazzate del genere. No, è stato un piacere, è stato bene con voi. E niente. Un saluto a tutti, tiriamo duro in questo momento. Adesso se ci richiudono tutti sarà un problema, quindi in Speriamo di no, speriamo bocca di al no. lupo a tutti. Che Va benissimo. Ciao a tutti vada allora. tutto bene. Ciao ciao. Ciao a tutti, ancora grazie a Ciao, Davide, ciao. grazie mille. Ciao.